Ok, grazie, ciao a tutti, sono Piero, lui è il Pollo Vazzari, ormai lui è famoso a livello internazionale, quindi mi presento, io sono il suo assistente, parlo in italiano e sono qui per raccontarvi delle sue imprese. L'ultima che abbiamo raggiunto è quella di automatizzare la risposta a quello che ci affligge un po' tutti. Per la maggior parte siamo uomini, vi sarà capitato sicuramente che la vostra ragazza, moglie, consorte o amica particolarmente loquace vi racconta delle sue esperienze con vestiti, scarpe e cose varie, e poi nel frattempo vi addormentate, giusto? Già sono partito. Vale anche all'opposto, nel senso che io ho trovato dei dati che riguardano le recensioni femminili, ma si può fare anche al contrario con lo spiegone maschile, quindi va bene per tutti, ok? Il problema che quindi andiamo a risolvere è quello di automatizzare la vostra attenzione, di modo che non dovete più ascoltare. Alla fine della chiacchiera voi fate partire il modellino e lui risponde sì, hai ragione, non ti è piaciuto, oppure infatti non piace neanche a me il vestito. Quindi andiamo a risolvere un problema di rilevanza sociale. Poi per puro caso questa cosa la potete applicare all'analisi dei commenti sul blog o delle recensioni dei prodotti, ma questo è solo un caso. Si è rotto il computer. Ok, allora, se uno volesse, insomma, risolvere questa cosa con il codice, come farebbe? Programmazione esplicita. Si mette lì, prende il testo, no, della chiacchiera, lo divide in parole e dice, ok, se c'è brutto, magari non gli è piaciuto, se c'è grassa, magari non gli è piaciuto, se c'è costa troppo, non gli è piaciuto, se invece c'è bello, se c'è entusiasta, se c'è viva, gli è piaciuto. E dovrei compilare un dizionario di ogni parola, se è positiva o negativa, e poi fare un qualche tipo di somma. Però è poco praticabile dal punto di vista della scrittura a mano. Per cui servirebbe un modo di automatizzare questo processo e fare in modo che la macchina prenda, per esempio, cioè io potrei compilare un dataset dove ci sono tutte le recensioni, e se è una recensione positiva o negativa, e poi trovare un sistema per cui la macchina impara da sola a distinguere tra le due recensioni, senza che io devo scrivergli a mano tutti i criteri. E questo è lo scopo e la ragione di essere del machine learning, imparare dagli esempi. Questa è l'unica formula che vediamo. La differenza tra programmazione esplicita e machine learning è che nella programmazione esplicita, immaginate, X è l'input, è la recensione, F è il programma che analizza la recensione, e Y è recensione positiva, recensione negativa. Allora, nella programmazione esplicita l'input ce l'abbiamo, noi scriviamo F e il programma tira fuori Y, l'output. Nel machine learning invece succede che abbiamo sia l'entrata che l'uscita e la macchina tira fuori F, generalmente, nella forma più semplice. Quindi quello è il nostro dataset. Qui io e il Pollo Vazzari abbiamo nascosto un microfono mentre le numerose donne del Pollo gli parlavano di vestiti. Io sono uno sfigato, non ho potuto farlo, ma lui ce ne ha tante. E quindi abbiamo segnato, poi mi sono messo a mano a taggare ognuna se è una recensione positiva o una recensione negativa. Quindi questo è il dataset di partenza. Abbiamo sia l'input che l'output. Questo tipo di apprendimento si chiama supervisionato, perché noi diamo le risposte. Quando non le diamo si chiama non supervisionato, ma non ce ne importa niente. Per avere un'intuizione geometrica di quello che c'è dietro, ognuno di questi testi la macchina lo vede come un punto in uno spazio geometrico, dove ogni dimensione è una parola, e quindi vi dovete immaginare che questa è una review, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra. Il machine learning trova un modello che le separa. Modello, nel caso più semplice, è una retta che taglia le recensioni positive da quelle negative in questo spazio. Poi può essere anche una forma un po' più complessa, però nel caso più semplice è una retta. Quella retta si chiama modello. Quindi facciamo questa cosa qua. Qui ero troppo pigro per fare la slide apposta per questo caso. Avevamo parlato di atleti, ma è la stessa identica cosa. E quello l'ho messo lì perché tanto per bellezza. Il procedimento generale è che partiamo dai dati, quindi una fotografia del mondo, il più accurata possibile. Non a caso queste tecniche derivano in grande parte dai dati e per lo più da quello. Vinci se hai dati, gli algoritmi sono assolutamente secondari.
Quindi dati, c'è un algoritmo di addestramento che è un programma che macina questi dati e produce il modello, che è la famosa retta. Quindi immaginate, la retta all'inizio sta tutta storta, l'algoritmo di addestramento la aggiusta di modo che separi i punti positivi da quelli negativi, le recensioni positive da quelle negative. E questo qui è il processo d'apprendimento, insomma. E poi niente, c'è qualcuno che chiederà al modello, ti do questa recensione, dimmi se è positiva o negativa. Nel caso, nella fattispecie, siete voi che vi siete addormentati, c'è lei che dice che cosa ho appena detto, interroga il modellino e tu sai che cosa è successo. E va di moda soprattutto il Python per fare queste cose, R, Python, io uso Python perché è buono soprattutto per poi portare le cose nel web ed è veloce perché le routine sotto sono tutte in C. Però ultimamente è uscita questa libreria che mi sembra carina, per chi non vuole fare la fatica di cambiare linguaggio, può essere un buon strumento di transizione, perché ha tutte le classi essenziali per fare pratica e per imparare come si fa. C'è anche un po' di roba sulla preparazione dei dati. E per quanto riguarda il dataset, non è vero che ho raccolto io le recensioni, l'ho preso da questo sito che si chiama Kaggle, dove fanno competizioni di intelligenza artificiale. E potete scaricarlo se volete, e il codice che vediamo adesso anche l'ho messo su GitHub, quindi potete smanettare, cambiare, eccetera. E questo è il momento della demo. Non prevediamo esplosioni. Ok, sarò veloce. Qua importiamo un po' di roba. Sto un po' scomodo. Allora, qua importiamo un po' di cose. Si vede in fondo? Importo un po' di cose. Questo qui serve a settare per la ripetibilità degli esperimenti, significa usa come seed sempre uno, perché sennò ogni volta che lo lanciate, siccome l'inizializzazione del modello è a caso, vengono sempre risultati differenti. Quindi questa è una di quelle cose che gli scienziati fanno, è la prima riga di ogni codice scientifico, è quella. Poi abbiamo, io prendo questo CSV, quello che abbiamo visto prima, che aveva diverse colonne, però a noi interessano soltanto recensione e la colonna dove c'è positivo o negativo. Ci faccio un lavoro sopra che non ci interessa, semplicemente isolo quelle due colonne. Ok, qua viene la parte più interessante. Questi oggetti la libreria li mette già a disposizione in PHP. Word tokenizer vuol dire prendi la frase, spezzettala, togli la punteggiatura e quindi ogni frase diventa un array di parole. Token count vectorizer vuol dire che, mi sono scordato di fare la slide, che prende tutte le parole che sono nel nostro corpus di tutte le recensioni diventa un array con tutti i zeri. Ci siete? Cioè, l'intero dizionario di parole è un array con tutti i zeri. Per ogni testo prendo questo array di tutti i zeri, lo copio e accendo tutte le posizioni che contengono una parola che sta nella recensione. Per esempio, immaginate tutto il vocabolario pieno di ogni parola c'è uno zero, arriva una recensione che è il libro mi è piaciuto, vado in questo dizionario, accendo il libro mi è piaciuto, con degli uno. Quindi ogni testo diventa questo array pieno di zeri dove c'è solo qualche uno. Questa qui si chiama vettorizzazione ed è un modo di rappresentare un testo in forma geometrica. Quello lì è un vettore, è un punto nello spazio, il punto che abbiamo visto prima. Vabbè, vettorizzazione vuol dire testo diventa punto. E noi dobbiamo lavorare sui punti. E poi costruisco il dataset e faccio random split. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che io qua la slide l'ho preparata per essere sicuro che l'apprendimento vada a buon fine. Ricordate, noi abbiamo due colonne, abbiamo il testo, questi sono gli esempi, no? Testo positivo negativo, testo positivo negativo, testo positivo negativo. Allora io questo lo divido in due parti, una parte la uso per l'addestramento e l'altra per il test, vuol dire che il modello, la mia retta, la trovo analizzando questi dati qua di training. E poi però, quando devo verificare che il modello sia effettivamente intelligente e che mi aiuti nella mia vita di coppia, vado a vedere se risponde bene anche su dati di test. Cioè io una parte dei dati al modello glieli nascondo, per vedere se funziona veramente, perché il rischio è che impara a memoria questi, tipico del machine learning.
Quindi una parte dei dati li tengo da parte, così quando, dopo che il modello ha preso, dopo che ho trovato questa retta che separa i punti, prendo un nuovo punto e gli dico dove sta, è positivo o negativo? E il modello mi dice negativo, è positivo. Io registro le risposte e le confronto con quelle che so essere le risposte vere. Quindi è una verifica, col doppio cieco, insomma. Se è capito, ho parlato arabo? Fatemi un cenno. Se è capito. Vabbè, no, quindi qua lui fa random split, vuol dire proprio quella cosa là. E voi gli potete anche dire la percentuale. Questo qua, il 70% li usa per l'addestramento, 30% per fare i test. E poi prendete l'input del training, l'output del training, l'input del test e l'output del test. Questa qui è una scelta della libreria, cioè usa questi metodi qua. Però vi ricordate quei quadratoni, come l'avevamo detto, c'era x-train, y-train, x-test, y-test, sono questi. Quindi x-train e y-train sono input e output dell'addestramento, cose che puoi utilizzare per imparare dagli esempi. Invece x-test e y-test sono input di test e output di test. La macchina questi qui non li vede, vede solo queste di risposte come esempi. Poi noi andiamo a misurare le sue prestazioni passandogli degli input che non ha mai visto. E poi qua, questa qui è una API molto simile a tutte le librerie del machine learning, funzionano tutte così. Costruite un nuovo oggetto, questo è un classificatore perché deve attribuire all'input una classe, una categoria, positivo o negativo, giallo-verde, muore o non muore, compra o non compra, eccetera. E questo è uno dei tanti che ci sono nella libreria, ce ne sono 4-5 almeno. Quindi questo qui è un nuovo modello, immaginate la retta tutta storta. Poi faccio model train e gli passo i dati d'esempio, sia gli input che l'output. Qua dentro ci sono i test e qui se la recensione è positiva o negativa. Questi qui, se vi ricordate, non sono i testi semplici, ma sono i testi vettorizzati, cioè sono delle rappresentazioni geometriche dei testi. Comunque, l'input e l'output. Fatto questo, lui qui dentro aggiusta questa retta e la porta in un modo che separi la nuvola di punti in due parti, dove da una parte sono le recensioni positive e dall'altra quelle negative. Fatto questo, posso chiamare predict e dargli dei dati e misurare l'accuratezza delle sue predizioni. E questa cosa la faccio sia sui dati di train che sui dati di test. Ho smontato il proiettore. Quanto manca, per favore? C'è? Ok, ci interessa soprattutto questo. Questo qua vuol dire, prendi i dati di test, questi non sono stati utilizzati nell'addestramento, sono recensioni che l'algoritmo non ha mai visto. E gli dico, mi fai le predizioni su queste e le metto dentro a questo p-test. Poi chiamo questa misura di accuratezza e gli do risposte che io so essere vere, ma che il modello non ha mai visto, risposte che ha dato. Quando accuratezza è questa cosa, vuol dire proprio... cioè la percentuale delle risposte giuste, e le stampo. E poi dopo faccio questa cosa, si chiama matrice di confusione, che è un modo grafico di vedere dove stanno gli errori, che è parecchio utile. Non so se abbiamo tempo. Questo lo vediamo dopo. Ok, allora io vado, eccolo qua. Allora, adesso ho lanciato questo script e vabbè, l'accuratezza sui dati di training è alta, altissima. Sui dati di test, guarda caso, è un po' più bassa, comunque quasi 80%, diciamo, su 10 volte che lei ti chiede ma stavi ascoltando che cosa ti ho appena detto, si va a finire a botte 2 volte su 10, che vuol dire che 8 volte state tranquilli. E questo è un po', diciamo, il miglioramento che ci aspettiamo da questo tipo di tecnica. È un miglioramento statistico, non è una certezza, questo è importante da capire, e soprattutto dipende dalla quantità e qualità dei dati che abbiamo a disposizione. Quindi se non volete litigare mai, dovete raccogliere decine di migliaia, di centinaia, di miliardi di recensioni. E questa qua è la matrice di confusione, che vuol dire, allora io qui ne ho messa una rappresentazione grafica, eccolo qua,
Anche qui ero, diciamo, questa qui l'ho presa già fatta, mi dispiace. Comunque vai a confrontare le risposte vere rispetto a quelle predette. Nel nostro caso sarebbe quando la recensione era positiva. Quante volte il modellino ha detto che era positiva? Contate quante volte. Quando la recensione era negativa, quante volte ha detto che era negativa? Contate quante volte. Quindi sulla diagonale trovate le risposte giuste. E invece cavi, quando la recensione era negativa, quante volte ha detto che invece era positiva? Questi sono gli errori. Allo stesso modo questi sono gli errori. Quindi voi da questa visualizzazione, tutto quello che sta al di fuori della diagonale, in questo caso qua era un classificatore sui fiori, qua ci sono sei errori. Tutto quello che sta al di fuori della diagonale è un errore. E io devo andare per migliorarla a guardare i miei dati e a capire perché l'errore sta proprio qua, analizzare le frasi in cui c'è stato questo errore e migliorare l'elaborazione che faccio dei dati per spostare queste risposte da qua e farle arrivare sulla diagonale. E qui diciamo c'è quella stessa matrice che abbiamo vista, però in formato diciamo in dati. La libreria la fa, c'è proprio una classe che si chiama Confusion Matrix, eccola qua. E niente, qua vuol dire, questa qui si legge così: quando la recensione era negativa, questi sono i dati di test, quindi recensioni che non hanno mai visto. Quante volte la risposta del modellino era negativa? Cioè, recensione negativa? 106. Questi 43 sono 43 errori, vuol dire che quando noi sapevamo che la risposta era negativa, in realtà il modellino si è sbagliato e ha detto che è una buona recensione. Okay, quindi qui rischiate che lei si accorge che state facendo finta di ascoltare. E ha detto sì, bellissimo, mentre lei ha detto questo stile è una merda. E qui invece c'è la risposta, quando nel caso in cui invece la risposta era positiva, la recensione era positiva, questi sono gli errori. Il modellino ha detto 22 volte era una recensione negativa e invece ha detto che era una recensione positiva 129 volte. Quindi voi potete analizzarvi l'errore in base alla risposta desiderata, vi andate a vedere dove stanno gli errori. E tipicamente è un compromesso, quando riesce ad abbassare questi, si alzano questi qua. Quindi consiglio per chi di voi ha una mentalità imprenditoriale, ti conviene misurare economicamente quanto ti costa un errore, perché tipicamente devi aggiungere un compromesso e minimizzare l'errore che costa di più. Perché se abbassi uno, tipicamente si alza l'altro. Cioè, è come la coperta, se la tiri da una parte, magari ti copri la testa, ma ti scoprono i piedi. E niente, poi l'ultima cosa che vi dico, e passiamo alle domande, lancio di pomodoro e quello che volete, è che queste API sono talmente generiche che... Ecco qua, se io invece di usare Naive Bayes, questo algoritmo qua, hanno dei nomi orrendi, ma dal punto di vista computazionale sono spesso più stupidi di quello che sembrano. Uso un decision tree, io qua non devo cambiare niente, basta che cambio il nome della classe, e questo qui va lo stesso. Non cambio niente, lo rilancio. Tra l'altro qua ci ho messo pochi dati per fare velocemente, però ce ne sono più di 5.000 di recensioni, quindi eccolo qua. Questo è Decision Tree, è arrivato pure lui quasi all'80%, la matrice di confusione, stesso modo, stesso tipo di errore. Qua sbaglia un po' più sui falsi negativi, cioè dice più spesso che una recensione positiva era in realtà una recensione negativa rispetto all'altro. Tipicamente voi lanciate l'addestramento su più algoritmi e fate dei grafici a barre dove confrontate le prestazioni. E poi per finire, quindi adesso ho cambiato solo una riga e quello andava benissimo tranquillamente. Molti di voi staranno chiedendo, ok, però effettivamente quando mia moglie mi parla, io come faccio a far partire questo coso dopo che l'ho addestrato? E fate questa cosa qua. Voi dovete semplicemente, qui ho messo dei testi di prova, immaginate che ce n'è uno solo che è quello che vi hanno appena detto. Ok, questo è quello che ti ha appena detto tua moglie. Tu mandi il testo alla tua installazione di WordPress con la REST API, carichi il vettorizzatore e il modello perché possono essere salvati su disco dopo l'addestramento.
carichi il vettorizzatore e gli fai trasformare questo testo in un punto nello spazio geometrico, quindi lo porti a formato di geometria, array numerico, e poi chiami il modello e dici: mi fai la predizione di questo testo? Lui ti dà una risposta, tu te la fai arrivare sul cellulare, quello che sia, e dici: sì, sono d'accordo con te, è veramente un vestito orrendo, sì, sono d'accordo con te, ti sta bene. E quindi con questo io ho risolto tutti i vostri problemi e farò in modo che non divorzierete mai. Quindi ringraziateci, ho finito, grazie. Presto? Hai ancora un po' di tempo, sicuramente, se vuoi. Se ci sono domande, però magari possiamo. Posso pure fare un giro sulla libreria, se... Sì, dimmi, dimmi. Il motore di machine learning, sì, è anch'esso in PHP per fare la predizione? Questo qua sì, questo è tutto PHP. Te lo faccio vedere. Non solo le classi che hai utilizzato, ma proprio il motore che c'è dietro. Sì, questa qui, la libreria questa qui è PHP ML. E eccola qua, è questa qua. Sì, 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 ma nel senso, la domanda era: non è un utility che prende, non so, delle cose in C e ti dà delle funzioni? Credo che questa sia tutta PHP nativa, però magari a un certo punto la faranno, non lo so. E vedi, c'è... è figa perché ha tutto quello che serve per la base. Vedi? Questi sono algoritmi per classificare, cioè vuol dire, dato un input, dimmi di che categoria fa parte. Regressione invece vuol dire, io ti do l'input, dammi un numero in output. Ad esempio, se io volessi misurare il rating, nel dataset c'erano anche i rating da 0 a 5 di quanto gli è piaciuto il vestito. Il regressore è quell'algoritmo che invece di dirti sì no, ti dice 0.8, 0.2, quindi in output numero lo chiami regressore. Clustering vuol dire, a partire da, ecco, tutte le recensioni senza le categorie, trovami i gruppi, trovi come si raggruppano queste recensioni e farne diverse categorie a partire da date, però non categorie che impongo io. E, ad esempio, ci sono dei clustering belli su Wikipedia, dove avete delle mappe fighissime, dove avete tutti gli articoli di sport da una parte, gli articoli di storici dall'altra, gli articoli scientifici dall'altra ancora. Metric, questi qui sono le misure che utilizzate per misurare quanto gli algoritmi sono andati bene. Qua c'è anche una rete neurale, quindi quando leggete neural network è tipo quasi deep learning, diciamo. Cross validation è per dividere i dati in parti, come abbiamo fatto noi prima. Feature selection, queste qui servono a capire delle varie colonne di input, quali vi interessano, quali no, quali sono più predittive. Normalizzazione e sostituzione di valori mancanti. Quindi queste qui sono tutte cose che voi andrete a fare prima di lanciare l'addestramento. È tutto lavoro sui dati. Il 90% del lavoro è preparazione dati. Infatti nel mondo PHP, secondo me, questo qui è un ottimo passo avanti per gli algoritmi. C'è da insistere su questi aspetti qua. Cioè, ci vuole un po' il corrispettivo di pandas del Python, deve esserci una libreria, secondo me a breve la esco, perché questo qui, cioè, devi caricare facilmente un CSV e devi avere un algebra per cui sposti le colonne, le cancelli, cambi facilmente le cose, oppure nei croci diversi, quella parte lì non l'ho ancora trovata e io non sono in grado di scriverla. Però la parte dove avete caricato i dati e fate gli esperimenti, questa qui è molto buona e la API è semplice. Python, sai git learn e poi TensorFlow hanno messo in TensorFlow delle cose nuove più di alto livello che lo rendono un po' più umano, che era una libreria, si chiamava Keras, adesso l'hanno inclusa, e quella lì vi permette di usare reti neurali facilmente. Poi l'altra cosa figa di PHP ML è che avete dei dataset già dentro per fare gli esperimenti. Questi qui è il dataset sui fiori, quello che prima vi ho messo la matrice di confusione. Questi qui invece sul vino, c'è un dataset dove ci sono le varie caratteristiche del vino, e voi potete fare dei clustering, potete fare la previsione di una componente chimica, quello che sia. Vetro non l'ho ancora visto. Persistence invece è quello che vi permette di salvare il modello una volta l'avete addestrato.
perché è un doppio processo, cioè voi da una parte addestrate, no, magari fate partire un cron che ogni notte addestra il modellino, quello è l'addestramento, salvate il modello addestrato e quando il modellino deve rispondere, magari risponde la REST API, c'è l'endpoint che ascolta, arriva la domanda, caricate il modello già addestrato, il modello fa la predizione e la rimandate indietro al client. Quindi addestramento è un lavoro che si fa in batch, la predizione è un lavoro che fate live, che potete anche mettere dietro un servizio web. Quindi magari il microservizio, potete inventarvi delle cose anche senza... Cioè se non volete fare i casini nell'installazione stessa di WordPress, magari fate un microservizio esterno, poi magari a un certo punto lo integrate. Poi diciamo c'è questa doppia fase. E poi l'ultimo consiglio e poi sto zitto... nel rispetto delle leggi raccogliete più dati possibili, anche se non sapete ancora che cosa farci. Questo è un buon consiglio, perché poi che cosa farci lo scopri magari dopo 2 anni, però nel rispetto delle leggi salvate tutto. Io ho visto che poi c'hai un margine di errore, hai detto che poi ritorno sul dataset, ma che fai effettivamente? Modifichi diciamo la colonna? Allora, sì, praticamente tu fai questo, addestri, ti studi l'errore come abbiamo fatto prima, capisci l'errore da che cosa deriva, ad esempio io quei 6 e quei 41 errori che stavano lì, che l'algoritmo diceva sì, è una recensione positiva, ma in realtà era negativa, me li vado a leggere o addirittura a graficare per le parole che ci sono dentro e sono più comuni, e modifico i dati in modo che quegli aspetti siano più evidenti. Ad esempio, potrei trovare che nelle risposte sbagliate è sbagliato perché la recensione era solo con tante O, oppure c'erano le faccine che mi avrebbero aiutato a capire come era la recensione, ma io non le ho lette. Ad esempio la recensione che ho scritto solo cute con tante U e tante E, faccina, se tu usi un dizionario normale o spezzetti, quelle parole compaiono solo lì dentro, e quindi non le impari. E invece se tu scrivi delle routine che entrano nel testo, correggono la grammatica, tolgono la punteggiatura, capiscono le faccine, cioè quindi in base agli errori tu vai a modificare l'analisi testuale e lo accresci sempre di più, è proprio un lavoro di fino. Tant'è vero, altro insight, i miglioramenti hanno un plateau, cioè se tu investi una settimana arrivi subito a qualcosa di decente, investi un'altra settimana cresci un poco di più, un'altra settimana poco di più, un'altra settimana poco di più, quindi più ci investi più raggiungi. E diciamo in generale su una task del genere qual è una percentuale che dici sono soddisfatto, cioè come fai a giudicare che la libreria ha funzionato bene, qual è la percentuale? Sì. Allora o lo confronti rispetto a una risposta a caso, oppure se nel caso di business che hai, se sai che mandando risposte a caso con delle piccole euristiche raggiungi una certa prestazione, tu misuri quella prestazione fatta con euristiche, costruisci un modello di questo tipo e vedi se supera quello che sei riuscito a fare con l'intuito, se ne vale la pena lo metti in ballo, se no no. Cioè molto, il benchmark sta tutto a te. Senti, nel momento in cui l'algoritmo fa una petizione, tu puoi vedere quanto è distante da quella riga in modo che sia più affidabile come predizione rispetto a quelle che sono più vicine alla linea di separazione? C'è un indice di confidenza? Sì, ce l'hanno, sì. Sì, tipicamente tirano fuori proprio delle probabilità. Quindi soprattutto se tu hai classificatori, ad esempio, che devono distinguere 3-4 probabilità, la risposta non è 1-0-0-0, di solito è 0.85, 0.10, 0.5, quindi proprio qua... che probabilità il modello ha assegnato ad ognuna delle categorie. Quindi infatti quando vedi queste notizie sul deep learning, no, non so, Google ha tirato fuori il modello che trova negli oggetti e ci prende col 95%, se vai a leggere l'articolo è il top 5 95%, vuol dire che la risposta giusta sta nelle prime 5 che l'algoritmo tira fuori tra 10.000 risposte possibili. Se guardi la prima, magari la prestazione non è 95, ma è 60, 65. Quindi la misura pure è importantissima, e, cioè diciamo per noi comuni mortali che facciamo queste cose su dataset più piccoli, non abbiamo risorse computazionali enormi,
è importante avere i dati puliti, in quantità, rispettare le leggi e poi avere in mente chiaramente che cosa ci andiamo a fare, nel senso misurare se ne vale veramente la pena oppure no. E questo è proprio un lavoro da mettersi seduti, no? Parlare, cercare di capire a naso, no? Mi conviene fare una cosa a naso oppure tiro in ballo la statistica, proprio con i numeri, cioè quanto mi costa un errore, quanto mi costa una risposta giusta, e fare il calcolo approssimato di quanto ci vuoi, di quanto ti è utile, insomma. È uno strumento in più. Uno strumento in più da, da affiancare a quello che già facciamo, insomma. Okay. Senti, a questo punto ti chiedo una cosa, siccome ci hai fatto vedere dove prendi un po' di dati, ma dataset affidabili da poter studiare, a parte... Tu dici a parte quelli inclusi dentro la biblioteca, sì. Tu ci avrai sicuramente qualche risorsa. Però sì, quel sito lì, Kaggle, è buono perché fanno proprio le gare di machine learning lì sopra, quindi è un po' di qualità. Sì, altrimenti ci sono siti che raccolgono dati, data.world pure è pieno di roba, e in alternativa... Abbiamo fuori LinkedIn, allora c'è Wikidata ad esempio, che è un, diciamo, un progetto per tradurre in dati tutto quello che avete dentro Wikipedia, immaginate. E c'è un linguaggio di query che permette di tirare fuori delle tabelle con i dati che vi interessano, ad esempio da te interessano i monumenti, da quel dataset derivato da Wikipedia, tu ti tiri fuori, dammi tutti i monumenti che stanno in Europa con l'anno in cui sono stati costruiti, lo stile artistico e dove si trovano in termini di posizione e la foto, e magari poi fai la computer vision dove in base alla foto tiri fuori lo stile, poi, cioè veramente ultra creativo. Magari lì sono ancora tanti, sono un po' sporchi, però cioè, se, per uno creativo come te sicuramente lì ti diverti di più che il... Grazie. Io volevo fare una domanda simmetrica alla sua, ma visto che diciamo i dizionari sono qui o meno le esigenze sono comuni, esistono dei modelli già pronti, utilizzabili? Sì, sì, hanno fa. Esistono modelli già addestrati che sono buoni soprattutto per la computer vision. Okay. E se tu scarichi TensorFlow, c'è questa libreria che si chiama Keras. Io sono 5 anni e dico Keras va utilizzato invece di TensorFlow, perché sotto, immagina Keras tipo un wrapper di alto livello di TensorFlow. Mi hanno perculato in ogni conferenza, neanche Google non ha incluso Keras dentro il codice del core, e quindi poi adesso dentro TensorFlow ti carichi questa libreria che si chiama Keras e ti trovi modelli preaddestrati per la computer vision, che ti servono apparentemente, tu gli dai un'immagine, gliela devi scalare in un certo modo, quindi c'è sempre la preparazione dei dati, e lui ti trasforma l'immagine in un array, fa la vettorizzazione come abbiamo fatto sul testo, e poi tu su quell'array ci fai altro machine learning. Quindi lui è come se fa, ti riduce la dimensione dell'immagine da 50.000 a 1.000, e lavorare sui 1.000 è molto più facile lavorare sui pixel, come puoi immaginarti, perché tanto più esplode la dimensione, tanto più servono dati per trovare parte. Ogni volta devi ripartire da ricostruire da zero. Sì, 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 quello lì è, diciamo, una parte del futuro, nel senso tu hai a disposizione già adesso computer vision, poi c'è uno strumento di Google che si chiama Universal Sentence Encoder che fa la vettorizzazione dei testi. È gratuito? Sì, sì, è tutto gratuito. E questi qui sono utili, poi diciamo ancora meglio, siccome stiamo parlando di WordPress e qui si parla spesso di ideali legati all'open source, all'open data, software libero, c'è uno standard che si chiama ONNX, che è uno standard per descrivere modelli, per cui se tu addestri un modello con TensorFlow o con PHPML o con un'altra libreria in un qualsiasi linguaggio, salvi questo modello in una specie di XML e poi questo XML lo puoi ricaricare da qualsiasi altra libreria, quindi diciamo il futuro migliore che si può intravedere su questa cosa è che ci sono dei marketplace dove le persone si scambiano dei modelli, una parte sarà gratuita, una parte a pagamento, e ci sono dei formati aperti che quindi non devi pagare nessuno per usare, per cui
il modello te lo scambi nel modo più neutro possibile, poi ognuno usa le librerie e gli strumenti che vuole. Quindi questo è un po'... potrebbe succedere questo.